A Piazza Italia l'omaggio musicale al Milite Ignoto, coinvolgente l'esibizione della banda militare della Brigata Meccanizzata Aosta di Messina. È stato davvero un grandissimo onore per la nostra città metropolitana poter ospitare oggi un nuovo appuntamento delle celebrazioni per il centenario della traslazione del Milite Ignoto. Un momento di grande partecipazione e coinvolgimento emotivo vissuto insieme a tanta gente. Un vero e proprio inno alla vita che si aggiunge al doveroso ricordo che in questa giornata così importante nella nostra città si rende alla memoria del Milite Ignoto. È il commento del vice sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Armando Neri, presente insieme al vice sindaco del comune, Tonino Perna. È stato molto importante e anche molto bello unirsi tutti insieme, continua il vice sindaco Neri, cittadini, istituzioni civili e militari e forze dell'ordine, sotto un unico vessillo, che è quello rappresentato da questo fondamentale simbolo di unità e memoria collettiva e naturalmente anche dal nostro tricolore. È stato veramente un grande onore per la nostra città metropolitana poter ospitare oggi le celebrazioni del centenario dell'anniversario della traslazione del Milite Ignoto. In questa occasione questa piazza, questa città metropolitana tutta è stata allietata dalle sapienti e splendide note della Brigata Militare Meccanizzata Aosta di Messina, che ha suonato le musiche della tradizione popolare del nostro paese, riconducibili prevalentemente al periodo della Prima Guerra Mondiale, ma anche delle musiche che appartengono alla tradizione cinematografica e musicale, al patrimonio musicale e cinematografico del nostro paese, come per esempio la canzone tratta dal film di Benigni, celeberrimo, La vita è bella, e anche Oi vita mia, insomma, della tradizione popolare pure questa. E questo è ovviamente un inno alla vita che si aggiunge al giusto ricordo che in questa giornata così importante nella nostra città si rende al Milite Ignoto. Quindi è stato molto importante e anche molto bello unirsi tutti insieme, cittadini, istituzioni civili e militari e forze dell'ordine, sotto un unico vessillo che è quello del Milite Ignoto, che è quello del nostro tricolore italiano. Ma diciamo intanto che pochi sanno che 100 anni fa si decise, prima nazione in Europa, di ricordare i soldati morti in guerra di cui non c'era nome, cognome, non si sapeva chi fosse. E fu scelto un soldato morto nella Prima Guerra Mondiale, il cui cadavere fu portato a Roma al Vittoriale, e da allora partì questa celebrazione. Un fatto che non, per esempio, dovrebbe raccontarlo anche a scuola, perché cos'è sto Milite Ignoto. La considerazione oggi, passato 100 anni, è che poi c'è stata una seconda guerra mondiale e che la mia, come ho avuto più volte occasione di dire, è la generazione fortunata di questo paese. Voi siete la generazione fortunata, noi siamo una generazione che non ha visto la guerra, e questo non succedeva nella storia d'Europa, che vorrei ricordare ha avuto la guerra dei 100 anni, la guerra dei 30 anni, la guerra dei 7 anni e due guerre mondiali. Quando vediamo che in Iraq o in Iran si ammazzano fra di loro, dice, questi sono bestie mentre noi siamo civilizzati. Noi siamo un miracolo, l'Europa unita dopo secoli di guerre. Quindi ricordare il Milite Ignoto significa, secondo me, ricordare una tragedia dell'umanità, ma anche ricordarci come monito, perché guerre, veramente, se riuscissimo a bloccare, come dice Papa Francesco, che è l'unico a livello internazionale che parla continuamente di questo come fatto principale, e vorrei aggiungere che quando abbiamo fatto, e ora finiremo alla Santa Maria di Leuca, le tappe del Last 20 che partirono da Reggio Calabria, un ricercatore dell'Università di Oxford aveva pubblicato quest'estate questa ricerca fra rapporto che c'è fra impoverimento, fame e guerre, e viene fuori che la gran parte dei paesi che sono impoveriti, sono all'ultimo posto nella graduatoria delle Nazioni Unite come reddito pro capite, sono quelli in guerra. Quindi veramente la priorità, ancora prima del mutamento climatico, che è giusto, poi io sono un testimone da sempre, però credo che questo tema della pace e della guerra sia stato messo da parte troppo presto nel nuovo secolo, mentre era molto forte fino al secolo scorso.